Buongiornissimo, chi sono amici a casa? Bentornati o benvenuti sul mio canale, ma che bravo, stupendo. Dai, allora lanciala tu la sigla, va? Sigla! Stupendo. Pam 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 pam. La 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 la. Devo fare per forza così, se no demonetizzo nel video. Pam pam pam. Pam param. Kiss. Ame, bentornati, benvenuti sul mio canale. Spero tutto bene. È da un sacco di tempo che non filmo un video, saranno 2-3 settimane, penso, ma so much stuff going on, poi capirete, vedrete, percepirete. Ma oggi non sono da sola, sapete che ultimamente non mi piace fare video da sola, quindi cerco sempre compagnia per i miei video. E oggi penso che faremo un video cute, un video simpatico, non lo so, qualcosa di informativo, whatever that is. Perché oggi qui con me c'è la mia ama, colei che rende tutte le mie fantasie sui capelli realtà. Amica, presentati, la mia parruccaia, il mio la Leonardo. La parruccaia matta. Sì. Sono Andrea, ho 20, 23 anni e ma siamo uomini e donne, amo. No, vabbè, magari ti rimorchio. Sei affezionata alla tua famiglia, per te i tuoi genitori sono tutto. Certo. Assolutamente. La faccia del mondo. Sì, cerchi una persona comunque. E oggi vi facciamo vedere un po'... tutto ciò che c'è il behind the scenes di una parrucca, della di una parrucca, esatto. Quindi andremo per una parrucca rosa con radice biondo cenere. Mm-hmm. E continuate a seguirci. Ah, giusto. Ah, proprio così tu, velocissima, bravissima. No. Stupendo. E siamo, quindi ho pensato, perché non lo facciamo vedere in video? Magari può essere una cosa carina vederlo in un video, qualcosa. Infatti qua abbiamo la nostra mascotte, che sarà la nostra testina. Questa è la cuffia dove verranno cuciti i capelli, giusto? Sì, siamo già preparati l'arsenale di armi. Abbiamo già preparato tutto, poi comunque adesso durante le riprese vi faremo vedere tutto, perché io che ti copro. E appunto vi faremo vedere tutto perché il processo è abbastanza lungo e speriamo di fare in tempo. Io volevo dirvi una cosa, mi sono completamente dimenticata nel corso del video, se ve la devo dire ve la dirò. E non le direi di partire, amo. Ah, vi lascio tutte le sue credenziali qua giù, ma tanto già lo conoscerete perché tutte le mie parrucche sono sue, raga, quindi stupendo. E tutte le mie parrucche, sì, voi ne avete vista solo una per adesso, però abbiamo saranno tre. Quindi poi tutte, esatto, e le vedrete tutte. Fidatevi, le vedrete tutte, amo, però ancora no. Ma le vedrete, questa la vedrete. Poi c'è un'altra che vedrete dopo, vabbè. Comunque, chiudiamo questa cosa e direi di incominciare, amo, perché time is money, bitch. Quindi direi di partire. Ok, partiamo. Allora, il materiale principale per fare questo tipo di parrucca sono bundles, che più lunga è la parrucca, più bundles necessiteremo. In questo caso ne andremo ad usare 5. Che Ale vuole stare leggera in testa. Ma perché a me piace il volume, ame. Ogni bundle pesa 100 grammi, quindi mezzo 5 chilo bundles di parrucca, raga. Esatto. Prendi o lasci, signora. Poi a completare la parrucca andrà la closure. La closure è una parte fatta a mano che va a simulare l'attaccatura dei capelli. Quindi questa sarà la parte dove riusciremo a fare la nostra riga centrale piuttosto che laterale. Quindi è una parte fatta a mano, capello per capello. Stupendo. Dove i capelli appunto con l'uncinetto vengono attaccati al tulle, che poi verranno a creare l'effetto proprio dello scalpo. Allora andiamo ad aprire il primo bundle. Raga, oggi sono le mie mani. Mi faccio aiutare perché è lungo, dobbiamo districarlo sulle punte perché sennò si fa un ma vuoi oh, la mia spazzola in finta setola di cinghiale? Anche perché l'ho presa al portello, con i miei dubbi che sia di setola di cinghiale vera. Però quello che hanno schiacciato su sì, lungo la strada. Cavolo, però se srotoli son pochi. Eh sì, per quello devo stare tanto vicino con le tessiture quando le cucio, perché sennò va a perdere di densità. Raga, una tenda. Porca. Che meraviglia. Più corti sono, perché devono essere 100 grammi, quindi, ecco, spieghiamo questa cosa. I bundle li vendono da 100 grammi, quindi più il capello è corto, più il capello è leggero. Quindi un bundle di, questi sono
36 inches sarà lunga un metro e mezzo aperto, mentre quelli da 30 centimetri sono lunghi 4 metri e mezzo. Allora, ci siamo già preparati una dozzina di aghi. Il filo va messo così, in questo modo doppio, e il nodo va fatto alla fine sull'estremità. Me li preparo belli lunghi da 80 centimetri, così riusciamo a fare più veloce, nel senso me li sono preparati per non fermarmi ogni volta e ricominciare con l'ago e il filo. Mi sono dimenticato di portare gli spilli, quindi noi cosa facciamo? Blocchiamo con l'ago l'inizio del bundle, uno qua e uno qua, che ce lo mantengano in posizione mentre noi andiamo a cucire. Ok, adesso partiamo. Cosa faccio? Vado a pizzicare la cuffietta, vado ad entrare dentro la tessitura, quindi infilzo proprio il mio bundle, passo dentro al filo per andare a creare una sorta di nodo che mi assicura direttamente il bundle alla cuffietta. Quindi pam pam pam, lo stringo bene. Adesso è ancora precario, quindi lo rifacciamo un altro paio di volte per sicurezza. Facciamo due giri intorno all'ago e abbiamo creato un nodo. Lo stringiamo. Ok, ne faccio un altro in questa maniera adesso. Non pizzico più il bundle, ma lo faccio passare sopra e sotto. Due giri attorno all'ago e lo stringo. Adesso possiamo iniziare a cucire il bundle realmente. Questo lo posso togliere, che ormai il nostro bundle è fisso. E passo in mezzo ai due fili. Ta ta ta, e andiamo a creare, non è una sorta, non è un nodo vero e proprio, ma è una sorta di binario che va a tenerci in posizione la tessitura. Quindi io poi per sicurezza lascio un centimetro e ogni metà della lunghezza vado a creare un nodo che mi tenga tutto saldo, così se si cuce qualche cosa in teoria non ci si smonta nulla. Allora, poi arrivati alla fine, facciamo di nuovo i nostri nodi infilzando la tessitura. Un paio di giri e chiudiamo. Poi, adesso dobbiamo andare quindi a fare la striscia superiore. Cosa facciamo? Pieghiamo il bundle o tagliamo, per comodità io piego. La creatrice che da capelli e cuffie tira fuori capigliature. Ma quindi amo questa cuffia qua, perché poi ci sono varie taglie, raga. La mia cosa è una L? La sua è una XL e non ci basta, perché sì, dopo dobbiamo aprirla qua sopra per allargarla ulteriormente. Raga, ma anche quell'altra amo, quella bionda. Sì, anche l'altra l'ho tagliata. Voi capite, raga? Perché la vostra amica, oltre ad avere la testa gigante, è pure piena di capelli, per fortuna. Sono piena di capelli, raga. Quindi sempre all'estremità dei bundle facciamo più nodi per assicurarci che la tessitura non sfugga. Però raga, chiaramente la parrucca, essendo custom made, Andrea cosa fa di solito? Mi fa, amo, senti, io gli dico, amo, voglio questa parrucca. Ad esempio adesso stiamo facendo una 36 inches rosa con ricrescita biondo scuro, giusto? Sì, esatto. Quindi cosa succede? Mi famo, vengo da te, prendiamo le misure della cuffia, ormai lui la sa la misura della mia cuffia, quindi non lo fa più, però l'altra volta è venuto a provarmela e abbiamo deciso... capito che non bastava. E quindi abbiamo deciso, grande. Perché le cuffie ci sono tante misure, S, M, L, XL, giusto? Esatto. E quindi la prima cosa è quella, quindi vi provate la cuffietta dove lui poi andrà a cucire i capelli e da lì poi tutta questa magia che state vedendo. Allora, siccome Ale ha la testa grossa, io faccio questa cosa, taglio questa parte qua per allargare un pelino il tessuto in modo che riusciamo a recuperare qualche centimetro per la cintura. Cioè tu veramente fai questa cosa? Sì.
I am shook, amo. Chiamo qua e adesso prendiamo la nostra closure e facciamo. La tiriamo un pochino sotto, un centimetro, un dito sotto il tessuto della cuffietta nera. La blocchiamo e sui bordi. Questa qua la facciamo aggiungere qua. Poi raga, fate calcolo che questa è una closure classica, sì. Perché poi c'è la frontal che va fino all'orecchio, la mia va fino alla tempia. Per il semplice fatto, raga, che io non facendo grandi acconciature, la closure, la frontal a me non serve. Però se voi volete farvi degli inciuci, delle situazioni, ecco il full lace. La lace front. Il frontal sicuramente è quello che fa il caso vostro, ame. Ma io tenendo sempre la parrucca con la riga in mezzo e al massimo spostandomela un po' di lato, ma non lo faccio mai, a me va benissimo così, capito? Ma amo, scusami una domanda, ma come mai ci sono nere le cuffiette e non color nude? Ce l'ho, però noi facciamo la radice scura, quindi non avrebbe senso, cioè tra una banda e l'altra si vedrebbe il rosa, mentre dopo noi andiamo ad aggiungere la radice scura che va. Grazie dell'info, amo. E poi ricominciamo a cucire allo stesso modo, però tenendo i punti più stretti e cercando di tendere questa parte qua della closure che va a sollevarsi. Dobbiamo cercare di tenerla più attaccata e aderente alla cuffietta possibile. Allora, adesso che abbiamo cucito la closure, andiamo a profilarla con un altro bundle che vi gira tutto attorno. E poi finiamo di cucire gli altri bundle in questo senso qua. E questa qua, raga, praticamente è una un pochino più lunghina, in modo tale da avere un effetto più pieno sulle punte, no? Sì, in pratica stiamo usando questo bundle che profila, è un bundle da 50 inches, che in metri è un metro e mezzo, mentre i bundle che abbiamo usato fino adesso erano bundle da 86 centimetri, 90 centimetri, qualcosa del genere. Così questo che si trova più in alto va a pareggiare le punte del bundle più corto e gli va a dare più pienezza. Ok, adesso che la parrucca è completata, la sfiliamo dalla testina e ci ritroveremo in questa situazione qua, in cui dal tulle si vedrà la retina, quella nera della cuffietta. Noi cosa facciamo? Giriamo la parrucca al contrario e tagliamo via questo pezzo qua. Three hours later. Sì, beh, questa cosa la fate solo a me che ho la testa grossa. No, questa per forza, perché sennò si vede. Ah, lo fai a tutti? Sennò okay. Si vede il nero sotto. Certo. Quindi adesso abbiamo tagliato la parte nera, quindi adesso. E quindi chiaramente non si vede il lace, esatto. Cioè non si vede. Non si vede più il pezzo che era. Ah, è vero! Wow. Non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. Sì, perché sennò ci sarebbe stata la riga. Stupendo! Perfetto. E adesso. Abbiamo finito, adesso procediamo con tinta e colore. Cioè tinta delle radici e colore ad immersione per renderla rosa. Stupendo. Allora, ora che la parrucca è completata, abbiamo tagliato il pezzo all'interno, andiamo a fare le nostre radici. Io preferisco, siccome è solo una parrucca rosa con le radici, non faccio le radici sin dal coppino, ma almeno dalle orecchie. Quindi vado a sezionare i capelli, pam, 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 e li blocchiamo
con un mollettone. Allora, procediamo con la tinta. Io scelgo un 671, che è un biondo scuro sabbia. Sabbia perché abbiamo bisogno di una base calda per colorare sul capello decolorato, altrimenti ci viene una riflessatura verdognola. Allora, non ne servirà tantissimo. Amiche, che bello quando girano i video gli altri, sono qua che mangio il Mac. Stupendo. E Favo Butter Mac. E poi ci aggiungo una puntina di 3, giusto poco poco, per intensificare il colore. Ho paura che sennò schiarisce troppo. Pam pam pam. Questo è un 3, ossia un castano scuro. Poi, appena riesco a chiudere, aggiungiamo l'ossigeno a 20 volumi. Vado a occhio. Fruffina. Frustina essenziale, che non vi mangia il colore, il pennello sennò si inzuppa tutto. Ok, e iniziamo a applicare il colore sulle nostre radici. Sporchiamo un paio di centimetri e basta, perché poi andiamo a sfumare il colore così, in modo spartano, col dito. Questo va a evitare che si creino delle barrature, ossia stacchinetti di colore, quindi questo ci aiuterà a sfumare meglio. Procediamo con un'altra sezione, la facciamo sottile, dividiamo i capelli e li blocchiamo col mollettone. Vai. Poco prodotto sul pennello e andiamo a, come prima, e di nuovo sfumiamo con due dita. Il processo sarà ripetitivo, quindi sezioniamo, tingiamo fino a fare tutta la closure. Adesso facciamo un mega taglio e vi facciamo vedere la parte già finita. Ok, una volta finito di fare le radici su tutta la parte frontale, aspettiamo 40 minuti che il colore prenda sul capello e poi andiamo a sciacquare per poi procedere con il colore ad immersione. Ok, abbiamo riempito il lavandino di acqua calda. Adesso andiamo con il Crazy Color, potete prenderlo rosa o io metto un paio di gocce di Ruby Rouge, giusto un paio, perché il rosso è fetente. Lo sciogliamo bene nell'acqua. Amo, ti prego, che la voglio pastel pink. Che paura. Io lo vedo molto. Inizio a mettere giusto le punte. Vediamo come. No, sennò. Tanto in una punta. Amo, guarda qua. Mannaia. Stop, drama. Ma perché la vera? Oh no. Oddio. Non ci vuole. Ti capita anche, ti è già capitato? Ma da dov'è sto rosso? Amo, ce l'hai nella mano. No, amo, oddio. Mi incriminate così. Oddio, no. Amo, è troppo tardi. Hai già stolirò su lei, amo. Ma bene. Eh? Andiamo. Mi fai venire altro? Ho paura che c'è... Ma l'avete fatto? Sì, però c'è il lavandino nero, non capisco. Mi sta colorando. Io sono arrocchio i capelli. Porca no. Cioè, ma il rosso fasi. C'ho una paura che becco in culo, ma faccio altro.
lei, è il colore that I want, that I need in my life, amo. Allora, noi vogliamo ottenere un effetto beach wave onda naturale, che è la texture effettiva del capello indiano una volta che si asciuga all'aria. Abbiamo messo un po' di questo prodotto qua, che è un Hydra Ricci della Garnier. E adesso andiamo ad asciugare col diffusore dal basso verso l'alto. Avevi ragione. Che sì. Avevi completamente ragione. Bene amici, questo è il risultato finale, il colore è uscito stupendo, la piega l'ho voluta beach wave, una situazione molto naturale, abbiamo letteralmente fonato, messo creme e dato texture, fonato, messo creme, dato texture, abbiamo usato creme, abbiamo usato spuma, quindi insomma tutta una serie di cose, ame, fra le altre cose è il giorno dopo, ecco perché io struccata, ecco perché io tutta tumefatta dal laser, ecco perché io con le labbra swollen, perché ho appena fatto una revisione fra labbra e laser, e pensavamo ci bastasse una giornata, invece alla fine non c'è bastata, amo. Abbiamo fatto ieri la costruzione della parrucca e oggi colore e radici e via. E nulla amiche, ha tagliato la lace in precedenza e mi sono messa gli occhiali, anche se mi avete già visto senza occhiali perché avrete visto la scena prima dove tagliava il lace. Il risultato finale, ame, io lo adoro, trovo top. Questo effetto lo potete raggiungere anche solamente facendolo asciugare all'aria se non avete fretta durante la notte. Sì, noi for the sake of the video, ame, l'abbiamo un attimo asciugata per farvi vedere il risultato. Però in ogni caso questa è la texture reale del capello, quindi anche asciugandola all'aria da bagnato verrebbe così. Esattamente, io personalmente la adoro. Vi lascio appunto tutte le sue credenziali giù nell'info box, perché appunto fa wigs custom made. Come vedete il lace è stupendo, impercettibile anche la ricrescita, raga, guardate che bella, super sfumata eccetera. Io non vedo l'ora di sfoggiare questa parrucca durante l'estate e non solo, stay tuned a me. E nulla, penso che il video giunge al termine, grazie per aver visto questo video e fateci sapere se voi indossate parrucche on a daily basis. Lame. Io penso che il video giunge al termine, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, seguite Andrea su Instagram se vi interessano questi tipi di contenuti sulle wigs e fateci sapere se volete altri video insieme sulle wigs, sui capelli comunque in generale. Io scopato Same, adoro questi capelli, la volevo da una vita, una parrucca rosa, sembra letteralmente zucchero filato. E nulla, me vi mando un big kiss. And as always, amigas, keep slaying bitches. Mwah. Bye, girls.